Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo il titolo Banca Popolare di Sondrio su grafico settimanale. E abbiamo nel grafico candele giapponesi il periodo che parte da metà del 2013. Allora, quello che è secondo me importante vedere adesso è che innanzitutto la candela che abbiamo in formazione attualmente, oggi è giovedì, è una settimanale, quindi l'avremo domani pomeriggio come chiusura. Ma al momento quello che è in formazione è chiaramente una candela di rifiuto del prezzo, cioè con i massimi fatti a 3,50 e poi il prezzo sceso in area 3,37 adesso. Questa resistenza è una resistenza statica dove il prezzo, appunto, dopo aver testato, è stato respinto. Per cui, prima considerazione da fare è che operazioni rialziste, appena sotto la resistenza con una candela del genere non sono consigliabili. Operazione rialzista, visto il trend comunque invertito dopo la lunga discesa dai 4,70 fino ad area 2, il trend attualmente è comunque un trend rialzista di medio periodo, per cui cerchiamo comunque operazioni rialziste. Operazioni rialziste quindi le andremo a cercare selezionando dei livelli statici importanti, per cui se dovessimo avere la rottura dei 3,50 con dei buoni volumi, qui vediamo che nelle ultime settimane i volumi sono in salita, ma non di certo eccezionale, quindi l'acquisto, il buy, una rottura di 3,50 con una candela che sul time frame inferiore, cioè il giornaliero, sia una candela chiusa e che chiuda sopra 3,50. Se dovesse essere confermata questa candela e il prezzo cominciasse a pullbaccare, il supporto più importante, che è anche soglia psicologica, è in area 3 euro. Si vede come i livelli statici importanti siano comunque, guarda caso, su soglie psicologiche, su cifre tonde, 3, 3,50, i 4 euro, i 4,50. Quindi qui è, tra virgolette, facile muoversi, nel senso che il buy su candela chiusa giornaliera sopra 3,50 o su retest di area 3, dove vediamo chiaramente che è un livello statico che più volte ha fatto da supporto, eccolo, e anche qui, per cui attendiamo la rottura di 3,50 o il retest, anche non preciso chiaramente, ma comunque in area 3, con una candela rialzista che potrebbe essere un hammer rialzista come può essere all'incirca questo, anche se è un hammer sporco, magari un hammer come può essere stato questo, un hammer più pulito. E possibilmente anche su dei buoni volumi. Qui vediamo che quest'hammer ha dei volumi superiori a tutte le sessioni precedenti. Volumi superiori perché qui venditori hanno portato giù il prezzo, compratori sono entrati, l'hanno ritirato su, e l'insieme di compratori e venditori hanno fatto sì che ci fossero stati volumi alti. Il buy in area 3 euro, chiaramente il target è sempre 3,50. Se invece dovessimo avere la rottura prima di 3,50, fare l'entrata rialzista, il primo target è l'area 4, eccolo qua, dove la resistenza in questo caso è evidente su molte candele, 1, 2, 3, 4 volte, 5, 6, 7, 8 volte, su candele weekly, qui è stata testata. Si vede poi come questo livello chiarissimo con questa candela sia stato rotto, qui quasi detestato e poi il prezzo scende, quindi analisi tecnica che funziona alla perfezione. Per cui attendiamo o la rottura dei 3,50 su candela daily chiusa o il retest in area 3 su candela daily chiusa per l'entrata longa, giocando comunque sempre su questi livelli che sono livelli statici su soglie di cifre tonde. La rottura dei 4 anche qui andrà a chiamare il buy con il 4,50, dove vediamo che c'è stato chiaramente un livello di prezzo sentito e che ha fatto da swing in varie occasioni per i prezzi. Ecco qui. Per cui monitoriamo la rottura dei 3,50 o il retest in area 3 per il buy. Un saluto, ciao e grazie.